periferia lontana lontana un castello o una fortezza, un maniero, una palazzina popolare. Al settimo piano, nell'appartamento 47B, viveva la famiglia reale. Sul trono, con lo scettro in mano, stava sempre lei, la regina, una donna forte, di grande statura morale. Da sua altezza, infatti, dipendeva il destino di tutti i discendenti della casata. Principi, principesse reggenti, cavalieri, guerriere, ciullari, dame di compagnia, saggi consiglieri di corte, maghe e predatori del regno. Questi i personaggi protagonisti della nostra fiaba, personaggi che incontrerete lungo il racconto. E duelli, congiure, sotterfugi e complotti vi faranno trattenere il fiato. Attenzione! Non pensiate che come nelle altre fiabe ci sia il lieto fine, almeno non per tutti, perché questa non è una fiaba normale. No, questa è una fiaba popolare. Presa così, a me, senza capire. Ma che vuol dire? A me, se te. Buongiorno, nonni, come stai? Eh? Come stai? Dove vai? E dove vado? E chi è la farsa? Come stai, nonno, vai? Sto qua, dove vado? Buongiorno, signora nonna, come state? Come vi sentite? Ma che vuoi? Perché questo sta sempre qua? Perché è mio marito, nonni. Chi è? Mio marito! E da quando? Da 40 anni. 40 anni, signora nonna? E ancora ci abbiamo come il primo giorno? Pochissimo. C'è la faccia da stronzo questo? È vero? Lo penso pure io. E io, mi scelgo, io non fa così. Pasqua, spiegami, chiaro e tondo, che vuol dire sta cosa? E vuol dire che un giorno stai sulla cima e il giorno dopo stai nel fosso. E nonno, stiamo? Nel fosso. Dove andiamo? Nel fosso, nonna. Chi è? Hai perso i soldi dalla pensione di nonna? Shhh, non ti fa sentire. Ma quando ci sei andato me le persi? Ma non è che proprio che l'ho persa, che c'è stato un guaio, un intoppo, un contrattempo. Ma vedrai, tutto il giorno risolvo. Dimmi la verità, Pasqua. E certo che ti dico la verità. Te li sei giocati, me? A me. Te li sei giocati? Che sei giocati i soldi mia, sto stronzo? Ma no, nonna, ma le pare. A me, amore mio. Eccola, se vediamo amore mio, se ti sei giocati. Mi dicono sempre amore. E infatti che giochi sempre i soldi mia. Sono la signora nonna, non sono i tuoi. Sei giocato i soldi mia? Ma no, nonna, state tranquilla. Così la fa agitare. Non si deve agitare la nonna. C'ha paura, eh. Se non la schiatta rimaniamo senza una lira. Forse che poi mi tocca andare a lavorare la prima volta in vita tua. Poi vabbè, così mi offendi. Io sono un uomo con la sua integrità. Ma spieghi che se mangiamo sto mese la tua integrità? La reversibilità del nonno. Dopo che è finita. E l'invalidità del tuo fratello. So due spicci, Pasqua in sette ci campavo in questa casa. Infatti sarebbe ora che anche gli altri cominciassero a collaborare. Giovanni, per esempio, potrebbe fare qualcosa. Ma sta scherzando? Ma hai visto? Non è che gli hanno dato invalidità per niente. Tua sorella, quel mostro, quando è nanna che sta a non ha mai cacciato una lira. Perché ti ha cacciato una lira? Quei, cara Antonia! E per dirla tutta, questa è pure mia nonna, io ho gli stessi diritti che c'ha lei, sugli soldi e sulla casa. Tu sta Giovanni? Mo arriva! A tu chi sei? Sono tuo nipote, sono Antonia! La sorella di Giovanni! Oh, ma per questo esiste solo Giovanni! Ma lascia sta pure, non c'è sta più con la testa! Non c'è stare tu con la testa che ti sei sposata a sto coglione! E come dargli torto? Poi non lo offendiamo per piacere! Oh! Ma manca il caffè, vedete fa? È finito il caffè! E valla a comprare! No, perché c'è una lira manco per comprare il caffè! E i soldi della pensione di nonna avete resi! C'è andato lui! E i soldi di nonna dalla posta qui, puff, ci stanno più spariti! Fino al prossimo mese si attaccano! Se l'hai giocato il suo stronzo! Che hai fatto te? Antonia, mi permetta di dire che è stato un vero e proprio investimento più che una scommessa! È una corsa sicurissima! Me la date il carogna! Monte sforma, te carogna. Sta buona a te! Sì, sì, no! E monte di carogna! Dai, ammazzala quel figlio di puttana! Ma anzi, ma che fa? Stai lontana! Tu sei una carogna! Amici, facciamo...
Visto che Robetta condividete a manetta, voglio arrivarmelo a 40 like questo video. Dai un po', sono sempre io, vostra Jessica, quella che vi racconta il peggio del peggio del peggio delle case popolari. E non lì, ma di qualcosa ai nostri followers. A chi? Alle followers. Non ne ho più un del tuo. Andateci. Perché gli hai menato? Devo piscià. Tuo padre è un deficiente. Dai, non di così. Oh! Sì, ciao nonni. Ciao che? Ma chi te sei in cola? Devo piscià. Si è giocato tutti i soldi nostri e bastava senza la lira. Vabbè, ma te non è che poi risolve sempre tutto a cazzotti, eh? Te devi evolvere, anzi, devi imparare, altrimenti finisci come il marito tuo. Numero mi l'acqua il deficiente, che quando esce dal gabbio gonfio pure a lui. Ma sto cazzotto! Oh, vedi, te c'è un problema da rabbia. Devi imparare a controllare. Ah, fai facile te! Si può fare! Ho visto uno su internet che ti insegna a superare la rabbia con respiro e la ripetizione delle parole positive. Cioè? Dimmi una cosa che se ci pensi ti fa stare tranquilla. Lo so. Quando che ti trovi in una situazione che stai a perdere il controllo, te devi da respirare e ti devi ripetere sto mantra di parole che ti tranquillizzano. Ma che è il mantra? Dimmi una cosa che se ci pensi ti fa stare bene, ti tranquillizza. Lo so. E dai, su, ti devi sforzare. Dimmene una, guarda, io ho già 8 followers. Lo so, boh. Ci sarà una cosa che se ci pensi ti fa stare bene, ti tranquillizza. Sì che c'è sta! E che? Quando che vedo romanzo criminale mi tranquillizzo. Oh, vedi, l'abbiamo trovato! Romanzo criminale è il mantra tuo. Devi mantrare e respirare. Vabbè, proviamo un po'. Mo faccio qui, eh! Oh no, ma che palle! Ma dove sta Irina? Voglio pure a lei. Irina! Irina! Dai, calma! Irina! Non si fa cattivo, cattivo, cattivo. Giovanni, smetti di fare scemo, perché deve pisciare. Nonnina, vieni, Giovanni ti porta a bagno. Aspetta, aspetta, aspetta. Tranquillo, Giovanni, serve più. Tuo cognato deficiente ha giocato tutti i soldi di vecchio, noi siamo
senza una lira neanche per caffè. Giovanni ha lasciato da tanti, perché bambini e Pavino amavano Giovanni. Ah sì? Tu hai tanti soldi? Dai, Arina, tu hai tanti soldi, tanti. Ci penso io. Tanti. Meglio di niente. Signora Amelia, ci sono soldi per caffè? Non strillare, scema, non sento. Non sto capendo niente della trama. Trama molto semplice, vecchia, sempre uguale. Lui arriva, allora scopa. Lei viene poco, ma strilla tanto. Lui viene tanto, ma strilla poco. E tu non scandalizza, Giovanni? Tu ormai è un uomo grande e forte. Giovanni è un uomo grande, Giovanni forte. E ha tanti soldi. Perché bambina e bambino amavano Giovanni. E Irina, tu li vuoi ancora soldi? Giovanni te li dà, perché tu sei bella. Ma bella Irina. Irina piace Giovanni. Tu anche piace Irina, tu più bello carino di tutta casa. Tu però, Giovannino, non dare i tuoi soldini a nessuno, che in questa casa tutti buci, zecche, piatole, loro si attaccano a te, ti levano tutto. Tieni i tuoi soldini per te, Giovanni, non dare a nessuno. Vecchia addormentata, vieni, guardiamo televisione, Giovanni. Ma sono finito come solito, guardiamo cartoni animali. Giovanni, guardati, Giovannina. Un momento, troppa pace c'è in questo castello. La storia ha bisogno di un colpo di scena, di qualcosa che mischi le acque, che renda tutto torbido, rischioso, spaventoso. E infatti... È arrivata letterina, Giovannino! Evviva Giovannino! Io non ho capito un cazzo! Io non leggo questa lingua di merda! Vecchia, sveglia vecchia! Vecchia! Nonnina di Giovannino! Che c'è? Che vuoi? Leggi letterina, dici che ti stai di dicendo. Giovannino, letterina di Giovannino. A. Tu. Tu. E. R. Ate. Cazzo vuol dire ate? Vuol dire niente, vecchio. Purtroppo rincoglionita. Io chiamo signora Amelia. Signora Amelia! Signora Amelia! Amelia! Giovannino, letterina di Giovannino. Leggi tu, dicene chi manda. Mamma malade. Tiè, Ater, rincoglionito ci sarai. Ma non capisco quello che dice. Pasqua, Otto, Ange. Ehi. Che c'è, ma? Il panese scoppia Zeppina e Pochita, del che vuoi? Guarda, la scritta Giovanni. A facciosa cinci. Che ha detto signor Pasquale? Che vostro cazzi. Non capisco. Fammi vedere. E chi stai non ci facci più vuoi? Che mo sono cazzi? Datemi qua! Il panese scocchia il serpine. Boh, non c'è capito. E ma come facciamo? O sapevo che aveva successo. Cosa va? Signore e signori, c'è solo una cosa che ci rimane da fare. Che? Non pensavo saremmo arrivati a tanto, ma lo dobbiamo fare. Cosa? Dobbiamo chiamare il professore. Oh, il professore! Atto, aiutami a darla sistemata! Vieni il professore! A me! Tu vai a comprare il caffè, arriva il professore! Ivi! Giovanni, datti la sistemata che chiamiamo il professore! Pasqua! Il panese scocchia il serpio al professore! Atto! Raga, avete capito? A casa nostra verrà il professore! C'è! A Giovanni arriva il professore! Oh! Che c'è? Il professore, il personaggio più leggendario di tutto il reame, residente nell'appartamento 36A, al quinto piano. Il saggio, il venerato, il veggente, il più colto tra tutti gli occupanti della palazzina popolare, il professore. Un bidello della scuola elementare, ma lavorando in un ambiente scolastico tutti pensano che qualcosa abbia imparato. Regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, il che gli conferisce con merito il titolo di professore, esperto lettore di giornale ogni mattina e secondo classificato al torneo nazionale di settimana enigmistica, al quale partecipano da tutti i tempi tutti i bidelli di tutte le scuole italiane di tutti gli ordini e gli gradi, coniugato dal 2007 con Mirella, la maga
Sì, maga. Maga della ricostruzione delle unghie, delle extensions e dei pettegolezzi da cortile condominiale. Eccola, arriva la coppia più stimata e invidiata di tutta la palazzina popolare. Ehi, mi raccomando, non facci più figure a merda. Non ci facciamo conoscere. Non facciamo la solita figura degli ignoranti maleducati. Comportatevi bene. Condegno. Condegno. Prego, accomodatevi. Grazie, buongiorno. Benvenuti. Oddio, com'è piccolina questa casa. La nostra è molto più grande, vero Roberto? Esattamente identica, Mirella. È una questione planimetrica. Allora sarà perché noi siamo solo in due e voi siete talmente tanti. Forelli, la sentite tutta. Ma meglio, dai, così state sempre tutti vicini vicini, uno sull'altro, belli appiccicati, no? Condegno. Il barese scoppia a settina. Condegno. E tu chi sei? Condegno. Te, te. Lui è Giovannino. Cattivo Giovanni, cattivo, te, cattivo. Condegno. No, no, no. Condegno. Non l'ho fatta apposta. Scusate. Oh, figuratevi, cose che capitano. Ma guarda, guarda, ma che splendida vecchietta. A me questa già mi ha rotto i coglioni. Scusa, Davide, lei non è de classe come noi. La donna è un po' così, come le vongole. Verace. È normale che a una certa le rodelle non girano più nel verso giusto. Ma non hai cambiato voi per un motivo molto importante. Caruccia! Ma tu sei straniera! Ma da dove vieni? Da Moldavia. In America! Caspita! È un lungo viaggio! Ma come sei chiara per essere americana? Non mi muovo castronerie, Mirella! È la Moldavia! È 15 verticali e 8 lettere! È un paese dell'Europa dell'Est, ex Repubblica Sovietica! È caratterizzata da un territorio variegato che include foreste, colline rocciose e vigneti. La zona vinicola nistriana, 6 orizzontale, 9 lettere, è famosa per i rossi, mentre la zona del Codru, 32 orizzontale, 5 lettere, ospita alcune delle cantine più grandi del mondo. La capitale, 82 orizzontale, 8 lettere, Cisinau! Cisinau edificata con architettura di stile sovietico. Ospita il museo di storia con opere d'arte e collezioni etnografiche che rispecchiano i legami culturali con la vicina Romania. 88 orizzontale, 7 lettere. Bravo! 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 Cosa ci fa una come me con uno come lui? Beh, ecco la risposta. In mezzo alla massa di ignoranti e zoticoni che abitano qui, lui è come la luna. Brilla di luce propria. La luna non brilla di luce propria. Oh! Adesso scusate, ci dobbiamo sbrigare perché ci aspettano al secondo piano per la dettagliata lettura delle bollette ACEA. E poi all'appartamento 5B per la compilazione del modello autocertificazione della carta d'identità. Senza di voi, eccellenza, saremmo rovinati in questa palazzina. Già. Procediamo, che succede? Giovanni ha ricevuto una lettera, ma non capiamo bene il contenuto. Dai, era Giovanni. Questa letterina di Giovannino. Evviva Giovannino. Ah, non direi evviva. No, evviva. Cattivo Giovannino, stupido Giovannino. No, te, te. Questa è una comunicazione dell'area. Lo sapevamo, ma chi è sto piccolo? Ai! Cosa? Per favore, mi devo concentrare, eh? Poi non sfasticate il luminaro mentre lavora. Pasqua, ci dobbiamo preoccupare. No! Una volta la cugina della sorella, della nipote della vicina, della badante di una mia cliente, ha ricevuto una lettera dell'ate come quella. Il giorno dopo erano già tutti fuori dalla porta con le valigie in mano. Condegno? Ma quale condegno? Scongiuri! Neanche il tempo di trovare un'altra sistemazione. Forelli, sono finiti sotto un ponte. Un ponte rotto. È stato solo l'inizio, lo sapete com'è? Sfortuna chiama sfortuna. È come per le ciliegie. Una disgrazia tira l'altra. Si inizia con una lettera dell'arte e si finisce a Camposanto. Sì. Cosa? È chiaro. Cosa? Inequivocabile. Cosa? Con la malizia. Cosa? La situazione è compromessa. Cioè? E siete nella merda. Scusate. Oddio, questo spiegateci. Risultano 12
domiciliare in questa casa sette persone. Laddove è una filazione concessa a noi a soli tre abitanti. Sai come vanno queste cose? Io penso il lavoro. Se non perde quello che si è mai avuto. Mi marito è finita a gabbio, Libanese, la notte. Io mi sto a costruire un'attività, c'ho un attimo di certezza economica. Giovannino, sempre Giovannino. Io ho tanto di macchia, non c'entro un cazzo. Insomma, nessuno tra noi c'aveva un altro posto in cui aprire. Capisco, ma non si può fare, è contro le regole. E mo? Riceverete la visita dell'ispettore dell'Ater, che verrà a controllare la situazione. E che problema c'è? E noi facciamo provare soltanto la nonna, Giovannino e la badante. E chi deve porre in cacciato? Nascondiamo tutte le cose nostre e quando ci beccano? Amici, è tutto a posto, la vostra Jessica sta sempre sul pezzo. E Giovannino sta sempre sul divano. Ma sì, dai! Potete venire un paio d'ore a casa nostra durante l'ispezione e quando è tutto fatto tornate qua. E allora è tutto a posto. Insomma, e quando arriva questa ispezione? A sorpresa. Evviva! A Giovanni piacciono le sorprese. E non direi evviva. No, evviva, stupido Giovanni, no te. Può essere in qualsiasi momento, da ieri e fino a tra tre mesi. E come facciamo? Questa è vera sfortuna di rogna di merda. E non è la cosa peggiore. Ah no? No. Come mi eccita quando è così risoluto. Questa unità abitativa fu concessa dall'Ater nel 1942 al signor Bucci Sabatino, nato a Roma il 15 giugno del 1918. E nonno? Era dei gemelli, bel segno! Sabatino, mio bello! Dov'è Sabatino? Verano, sa. Alla signora Giuseppina Callegari, Bucci, nata a Roma il 19 giugno del 1922. È il suo compleanno oggi, signora! Auguri, nonnina di Giovannino! Avete detto che è quello stesso stronzato? Tutto regolare. Ma dal 1958... Quando è morto nonno Sabatino? Dal 1958 non sono stati pagati gli aumenti mensili ISTA, che equivalrebbero in media a odierne 20 euro. Cioè tutta sta storia per 20 euro? 20 euro al mese. Per 64 anni, ovvero sarebbero 768 mesi. E cioè esattamente... corrispondono a 15.360 euro. Cosa? E se non pagano tutti questi soldi ci possono cacciarsi? Non possono cacciarvi. Non possono cacciarvi finché la legittima proprietaria del contratto, ovvero la signora Giuseppina Callegari Bucci, nata a Roma il 19 giugno del 1922, auguri, è effettivamente residente nell'appartamento. Cioè? Cioè se vecchia schianta andiamo tutti a far culo fuori di casa. Il concetto è questo, ma non. Ma Giovanni c'ha la residenza Sì, ma non può esserci cessione di contratto neanche a parenti se sussistono irregolarità. In sostanza, se non pagherete i 15.360 prima che la signora Pina passi a miglior vita, sarete tutti sfrattati, subito, senza indugio. 77 orizzontale, 12 lettere, immantinente! No, no, io ci sono nata adesso a casa! Regà, avete capito? Mettete le faccette dritte e condividete! Libanese, vaffanculo, la nocchia va a morire ammazzato freddo, deve passare al corpo! Tu, Marone, dove ritroviamo 15.000 bomboloni? 15.360 per la precisione! Forse è meglio tu sta zitta! Giovanni, hai soldi per la casa! Ma vaffanculo, tu, sta zitta! La dente! La dente! La dente! Finalmente! Era una vita che aspettavo questo momento. Sono 60 anni che state a fare l'accogli a casa mia. Al riparo Sabatino l'avete prosciugato come il pepe a Ferragosto. Siete zecche, siete tutti quanti. Tranne il povero Giovanni, che è l'unico che mi sta appresso. Pure io ti sto appresso, brutta vecchia ingrata. Te lo vali perché te paghino. Ma hai dato una lira così bassata. E poi mi fanno dormire sopra la cina di vecchio cane. Allora vali pure te. Ne pensavate che potevate prosciugare Giovannino dopo di me perché è buono e non capisce? E invece no, mo va attaccato al cazzo e ve sta bene. Mi tenete su sto divano da 20 anni, di mortacci vostra. Pure il letto mio avete preso. Oggi faccio il compleanno, 100 anni, ve piazza in corpo e manco un regalino con soldi mi avete fatto, anzi manco l'auguri. Giovannino Zitti! In 100 anni di vita pensavo di venire iscritto
pensione mia, la reversibilità di mio marito, l'invalidità del Giovannino. N'avete lavorato un giorno, n'avete. Ma da oggi vedete di trattarmi meglio, perché se moro io, andate tutti per stracci. Quanto ve vorrete quel giorno, quanto! Anche sarà il suo ultimo respiro. No, la di Giovanni. Come le ciliegie, una disgrazia tira l'altra, che ti dicevo. Povera nonna di Giovannino. Io non ho più ragazzo panico, un ragazzo disparo. Come le ciliegie, una disgrazia. Ma fosse una che stavolta sfruttù. A me rispondi, va. Sì, 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 è qui, prego, salga. È lui, ispettore! Come le ciliegie, la casa è finita! Oddio, e quando ci siamo? Non è morta! Silenzio! Silenzio! Ascoltatemi tutti! Fermi, ho finito la nota! Questo è il momento di reagire all'avversità! Questo è il momento di gabbare il sistema! Giovanni, questo non è il momento di piangere, questo è il momento di lottare! Rimandiamo le lacrime a quando avremo ottenuto la vittoria. La nonna questo avrebbe voluto. Non tutto è perduto. Noi oggi combattiamo. Siete con me? Sì! Siete con me? Sì! Siete con me? Sì! Siete con me? Sì! Siete con me? Siamo con me? L'ascensore è rotto. Abbiamo almeno 12 minuti prima che l'ispettore sia qua. A me, Antonia e Jessica, andate a togliere tutti i vostri oggetti personali da armadi, bagni e comodini. E dove li mettiamo? Nella lavatrice, nel frigorifero, nel forno. Esatto, fate sparire tutto. E io che devo fare? Lei e Giovanni addobbate la sala. Fingeremo di essere tutti qui per festeggiare il compleanno della nonna. Scusa, professore, forse ti sfugge il piccolo particolare. Ma che porta stecchita? Minella, questo è un lavoro per te. Sistema la nonna, trucco e parrucco, falla sembrare viva. Impossibile, non si trova viva neanche da viva. Posso farcela? Sì che puoi farcela, Mirella, solo tu puoi farcela. Io ho fiducia in te, siamo nelle tue mani. Siete pronti? Io che fare? Lei rimanga accanto alla nonna e la faccia muovere come se fosse viva. Tenete a bada Giovannino, tutti ai posti di combattimento! Sì, siamo arrivati a un momento topico perché ogni fiaba che si rispetti ha bisogno del suo cattivo, del suo super cattivo, di una vera e propria carogna da odiare. Non sono sufficienti piccoli uomini e donne mediocre, confusi, che fanno quello che possono per arrabattarsi e non annegare. No, serve un cattivo vero, uno senza scrupoli che voglia distruggere i protagonisti della nostra storia senza pietà. Ecco, il problema è che non l'abbiamo trovato, perché di cattivi così, in realtà, pare non ne esista. Spesso ci si trova a recitare il ruolo del cattivo nella fiaba di qualcun altro, ma più per piccolezza che per cattiveria. Insomma, questo è quello che abbiamo trovato. Accontentatevi. Salve, prego, si accomodi. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. Grazie, ma come l'avete saputo? Cosa? Che oggi è il mio compleanno. No, 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 oggi è il compleanno di un anno di Giovannino. Ma amico mio, quando ne qualche duro compie anni, si emoziona sempre. Nonna! Ma non vedi oggi è il compleanno della signora? E infatti, signora, come si è fatto bello! Ma non mi ruffate, mi la ringrazia! Scusate, io che pensavo che aveste fatto questa festicciola per me! Ma figurata, hai fatto buono! Dove si festeggia un compleanno se ne festeggiano pure due! Anzi, due è meglio di uno! Come si dice in greco, come so? Ah, meglius abundare quam deficere! Bel latino! Greco, latino, la stessa cosa! Sembra una lingua morta, eh! No, come non mi dice Giovannino! Della signora 50. Uè, ma allora qua bisogna festeggiare. E siete pronti?
E uno, e due, e tre. Tanti auguri anche a te, tanti auguri anche a te, tanti auguri a Carlo Adalto, tanti auguri a te. Va bene così, fatto. Ma non dire grazie, grazie, ma avete fatto sentire delicato pure a me. Era tutto a posto, aspetto. Grazie per la visita, alla prossima. Arrivederci. No, un momento. Ma io non posso andare. Cioè, capisco che state festeggiando e io, signora, non voglio rovinare la tua festicciola, ma io devo fare l'ispezione. È il mio lavoro, la mia mansione, io sono bravissimo nel mio lavoro, eh! Li becco tutti i fraudolenti! Tre giorni e via, fuori di casa! Beh, cominciamo! Ma la situazione non mi appare per niente chiara! Oltre a una serie di irregolarità sui pagamenti, c'è giunta più di una segnalazione per un numero di abitanti fuori norma nella casa! E da quello che vedo... Ma mica abitiamo tutti qua! No! Oggi siamo qui per festeggiare la nonna! Non vede? Certo, qui ci abita solo Giovanni! Saluta l'ispettore di Giovanni! Ecco la nonna! Saluta, nonni! E qua parlate di nonna, Irina! Devo farvi alcune domande, che nessuno lasci l'appartamento! Posso fare un giro per la casa? Un giro per... Certo, devo cercare, guardare, verificare, ispettorare. Ispettorare? Certo, sono ispettore e ispettoro. Per di là. Prego, mi segua. Venga, commissario, venga. Sapevano le bruciate. Come sta la tana? Ah, 7 orizzontale, 11 lettere. Piccolo piccone in acciaio forgiato. Male e peggio. Così male? Peggio. Così questo è il letto della nonna? Esatto, dalla signora nonna. E questo è il letto del signor Giovanni? Esatto! E questo letto di chi è? Di Irina! E quest'altro letto? Sempre di Irina! Ai! Esatto, paese suo, si usa un letto per i giorni pari e uno per i giorni dispari. In Italia è sempre colpa di patate! E quest'altro? Ai! Per il weekend! No, ma non volete dirmi che anche questo è della patante! Ai! Veramente sì! Per le feste comandate! Dai, buone sono strani questi! Polonia, ma non mi ha detto che era della Moldavia! Ah, ma mi dice razzisti, Polonia, Moldavia, stessa cosa! Come stiamo andando? 7 orizzontale, 5 lettere. Ciò che degli alimenti non assimilato viene espulso dagli intestini! Questa ho capito pure io, de merda! No! Ma non disperiamo, Non disperiamo! Non tutto è per tutto. Ci giochiamo il tutto con gli interrogatori! Sangue freddo! Sangue freddo! Cioè sì, poche informazioni ma chiare e ben espresse! Sì! Antonia, lei mantenga la calma! Non lo minacci, non lo picchi! O peggio, non lo uccida! L'infanese sulla piazzetta nel movimento del sì! Irina, se qualche domanda la mette in difficoltà, faccia finta di non aver compreso la lingua! Certo, saprà figura di svegliare la cortina! Giovanni! Lei ascolti bene quello che dicono gli altri e lo ripeta sempre! Cioè non lo dice bugie! No, le dicono gli altri, lei le ripete e basta! Non metta di quella famiglia! Giovanni ripete, non dice bugie, non mette di quella famiglia, Giovanni ripete! Perché ci sono questi abiti nel forno? Sono di Giovanni Morello, c'ho sempre freddo! Giovanni freddo, sempre freddo! Bravo. E questi abiti nel frigo? E questi sono di Irina, e quella viene da buonanotte, c'è sempre caldo. Forse meglio non fa mai legge, signore, troppo cretini. Freddissimo Giovanni. Se vedi le brutte, distrai l'ispettore come solo tu sai fare. Sì, amore. Devo dire che sono molto, molto, molto perplesso. Ma qui ci sono evidenti irregolarità. Devo farvi alcune domande. Ma prego, domandate pure. Siamo un libro aperto. Giovanni freddo, troppo freddo. E chiudi questo libro, va, che Giovanni c'ha freddo. Beh, cominciamo. Innanzitutto, dove vivete? Una alla volta, che così non vi capisco. Allora, cominciamo da lei. Come si chiama? Io sono Roberto Schiacchi, il professore. Complimenti, grazie. E scuole medie? Elementari. In
insegnante? Capo Binello! Caspita, una bella responsabilità! E dove abita? Io abito all'appartamento 36A, quinto piano, con mia moglie Mirella! Ah, ma quindi lei, signora, non abita qui? Oh no, Ispettoruccio! Io non ce la farei mai ad abitare qui con tutta questa gente! Ma lo sapete che la Moldavia non è in America? Sì! Ma lei è single? Attualmente? Oh, poverino! Mi faccia vedere le mani. Lei si mangia le unghie! Ho avuto un periodo un po' stressante. Se dopo passa da me, le do una bella limata. Limata? Una limata! Ma lei che lavoro fa? Oh, io mi occupo di estetica, unghie, trucco, capelli, ma soprattutto unghie. Io limo! Passiamo alla signora. Signora, dove abita? Non mi chiami signora che mi fa sentire vecchia. E io abito con mio padre e con mia madre. È la nostra pupa! La pupa? E dove vive? E dove? È online. Cioè, lei vive online? Praticamente, io ci sto sempre online. Mia madre mi dice sempre, te ci vivi online? E che mi sto a costruire un futuro sui social. Sono una specie di influencer, cioè presente. Ti pare Ferragni, ma un po' più raffinata che quella nazzoticona di provincia. Di provincia? Ma non è di Milano? E Milano sta in provincia. De Roma. A Roma Nord. Mi pare, che io non ci vado mai a Roma Nord che c'ha la macchina. Questi giovani a geografia. A Roma Nostra. La pupa, ma quanti anni c'ha? Lei è mai stato animato per bene? passiamo alla signora. Sì, mi dica. Io, mio marito e mia figlia vivemmo a Ostia. E noi siamo bravi cristiani. E ci piace fare i assaggiate sulla spiaggia, l'aria buona. Ostia, quanti ricordi, io vivevo a Ostia. E dove state voi? Vicino al mare. Sì, vicino al mare, sì, ma di preciso dove? In che via? La via quella lunga. Maria quella larga. No, ma che senti a mettere? Sembra una balena! Zia del baleniere! C'ha presente, no? E come no? E il numero? 47, molto che parola! Scusate, non ho problema intestinale! Ma nonni, ma che te sei mangiata i gatti morti? Vivi! Cara Gessani Ward, tutti vivi! Pure i gatti! Antonia! Signora Antonia, lei mi sembra nervosa! No, io nervosa, ma che sta scherzando? Sì, ma altri cazzi! Il paese scocchiazzibile! Beh, io vivo con mio marito! Dove? A Rebibbia! Che lavoro fa? Pulisce appartamenti, mi pare. Fai pulizia, libanese scocchiazzibile! Ma che fa? È mantrica, è bugana, mia zia! È buddista! Buddana, buddista, buddino, sempre lì stiamo! Quando vivo io, non cresce più nulla! Lo sai? Una limata con me è per sempre! Signor Giovanni! Brr, freddo Giovanni, sempre freddo! Ma che dici, zio? Ma stai toccando queste more? A lavoro! Qua non muore nessuno! Non muore nessuno! E signor Giovanni, quindi lei vive qui? Sì, Giovanni vive, tutti vivono. Qui non muore nessuno, neanche la nonna. Io limo, ispettore! Ha capito? Limo! Si faccia dare una bella limatina ai entrambi! Il nostro Giovanni non ama parlare con gli estranei. Noi estranei, Giovanni vive, tutti vivono. Giovanni ripeto, così non mettere in guai la famiglia e non dette. Signora Irina. Signorina. Signorina Irina, ma quant'è che sta con la nonna? Ma 6 mesi, giorno più, giorno meno. Io ragazzo pare. Perché lei ha tutti quei letti là? Noi in Moldavia usa così, noi fa tanti letti e poi dorme un po' qui e un po' lì. E lei ha un regolare contratto? Ma come se ne esce? Scorreggio di vecchia! Io volevo far morire e vedere! E basta questa morte! Basta! Basta! Oggi tutti fissati alla morte in questa casa! A casa di Giovanni tutti fissati con la morte! Tutti tranne nonna! Ma hai provato la rimata a due mani? Bene, concludiamo con la signora nonna! Sì! Signora, quindi lei mi conferma che qui abitate in tre? Sì!
ci pensi bene perché lei rischia di passare dei seri guai. Quindi la smetta di mettermi e mi guardi negli occhi. Oddio! 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 Oh, oh, Avegna! Avegna è morta! È morta! In casa di Giovanni non muore nessuno. Brrr, freddo! Non saltiamo a conclusioni affrettate! Ma io chiamo la polizia! Ma quale polizia? Ma se non esageriamo. Ma siete dei pazzi, degli assassini, dei criminali! Non famo complimenti a Fuffo, te non li conosci i criminali veri. Noi siamo sei disperati che in qualche modo devo campare! Ma quindi siete sei! Questo è contrario al regolamento! Sei una nonna! Sei più una morta, questo è molto contrario al regolamento! Sì, ma è morta oggi! Fino a ieri sta benone! Ispettore, mi ascolti, qui c'è un grande equivoco. Cerchiamo di venirci incontro. Ma chi è lei? È l'avvocato di questi scellerati! No, lui è il professore! Ci è venuto a dare una mano! Eravamo disperati! Siamo disperati, ispettore! Ma non ha alternativa, ispettore! Ma secondo lei se noi ha alternativa, noi continuiamo a vivere così, uno sopra l'altro, come due mali! Noi non ha alternativa, ispettore! È che la vita è ingiusta per certe persone, non siamo tutti alla pari! Manco lei, mo! E che certi partono troppo indietro e poi per campare se devono arrangiare! Ah, su dita, pupa nostra! Ma quale pupa è pupa?! Io sono una pupa! Devo restare una pupa! Perché per crescere in un posto così mi costa tutti i sogni che ho e io non voglio! Nessuno di noi c'aveva un altro posto in cui andare! Mica potevamo andare a vivere per strada! Però vi avete se ne rimani i nostri! Ma io non solo mi metto nei vostri panni, io sono nei vostri panni! Ma cosa vi credete voi? Anche che gli altri che non imbrogliano, che non fregano, che non gabbano la società se la passano meglio di voi? Che io me la passo meglio di voi? Io sono 2 mesi che vivo in macchina, 2! Ma vive da ostia! E vivevo, vivevo! Poi ho perso l'appartamento e con il mio stipendio 900 euro mensili! Tanti soldi! Non ho trovato un'altra casa decente! E io sono solo, non ho un familiare, non ho nessuno che possa ospitarmi o aiutarmi! Almeno voi siete in tanti, vi sostenete! Avete un tetto! Io dormo in macchina! Ma non faccio la vittima io, no! No! E soprattutto non vado contro le regole! E non mi tengo una nonna morta sul divano! Lei tecnicamente non ha un divano! E neanche una nonna! Giovanni ha un divano e anche una nonna morta. Ispettore, le avremmo voluto dire il decesso improvviso della signora, ma col piccolo problema fiscale in corso avremmo voluto dire per questa povera famiglia perdere l'appartamento. Ispettore, se metta una mano sulla coscienza, ti guardi? E noi non volevamo andare contro le regole, e che le regole ha scritto qualcuno che c'aveva sti problemi. Ma noi le regole non ci fanno campà, le dovevamo girare. Sono brave persone, li guardi. Sono brutti, sì, ma brave persone. Ma mettiamo anche che io voglia chiudere un occhio sul numero di abitanti della casa. Ma non posso certo sorvolare sulla nonna morta, ma è possibile. E noi facciamo finta che ancora viva. Il tempo di recuperare 15.000 bomboloni per sistemare la situazione. Ma pure 3-4. Questo proprio non si può fare, no? Posso sorvolare su tutto, possiamo aspettare un giorno a dichiarare morta la signora, ma poi se non avete i soldi per pagare, via, vi levano la casa! È inevitabile! Giovanni ha i soldi per la casa, perché mamma e papino hanno lasciato tutti i soldi a Giovanni perché è il figlio preferito. Basta, Giovanni, vuoi finire che ce lo fa stare? Tu basta! Giovanni non dice bugie! Giovanni è su! Perché mi fa sembrare male Giovanni? Vorrei, è sconvolto! Giovanni, vieni qua! Non lasciare tutto! Pasquale mi chiede scusa! No, io non gli chiedo scusa. Giovanni, chiedi scusa. Pasquale! E invece sì. Pasquale, chiedi scusa a Giovanni. Scusa, Giovanni. A Giovanni non sembra convinto. Più convinto. Scusa, Giovanni. Allora... Giovanni dai soldi per la Pasqua. Ma che c'hai lì? Ma dove li hai presi? Soldi Giovanni. Hanno dati a mio papino perché Giovanni è il figlio preferito. Voi quanti sono? Fammi vedere, dammi quale conto io. No! Tu non puoi prendere i soldi di Giovanni perché tu te li giochi alle scommesse sui cavalli zoppi del Caroni e perdi tutto. Professore, tu conta. 100. 200. E così 300. Famo notte. Capirai, quando ha finito siamo tutti al camposanto come la nonna. Sono 15.650 euro. Ma sono proprio i soldi che aspettavate. Questo è un miracolo. Ma perché mamma e papà non lasciano i soldi dono a lui? Perché se no voi buttavate tutti i soldi dentro un cesso. Non come Giovanni che ha tenuto per il momento giusto. Bravo Giovanni. Bravo Giovannino, bravo. Ispettore, questo cambia tutto. Chiudo l'occhio. Ma pure tutti i
noi, chi c'è inda? Qualche politico di passaggio che oggi fa promesse e domani si scorda? Quelli che vivono nelle case del lusso? Chi c'è inda a noi? Se non noi. Vabbè, facciamo così. Voi adesso andate subito a effettuare il pagamento. Vado? No! Ce vado io. T'accompagnami. Sì, vabbè, vie. Ma tenete strane da in testa. Poi dichiareremo che la nonna è morta domani. Evviva! La porta è morta domani, non oggi. Auguri, nonna! Così non abbiamo ostacoli al contratto che passa dalla signora al signor Giovanni Bucci. Intanto dicevamo con la nonna, secondo me un po' piegata in frigo c'entra. Tanto che pure questo le rompe. Dai, sorella, prendiamola. Aspettate che va la levare a bagnare, se no si zozza. E tutto è bene quel che finisce bene. Ah, finalmente possiamo tornare a fare le nostre cose. Vieni Giovannino, guardiamo la televisione. Il mio lavoro è terminato. Vado. Ah, e salutatemi la famigliola. Ma dove vai, oh? Torno a casa, e cioè in macchina. Ma perché tu non resta qui con noi? Ma infatti, sei liberato un posto? No. Giovanni, state dicendo, ti vieni a vivere con voi? E certo, solo che ti devi abituare a dormire sul divano, papà, la nonna. E che problema c'è? Io sono abituato a dormire seduto. E allora vieni, sta per cominciare il reality bello di deformità di corpo, che tagliano a prendere. Ma c'è di Giovanni, e Giovanni dice di sì. Ho un divano, ho una casa, ho una famiglia! Sarebbe proprio il caso di dirlo, giusto? Ma la verità è che non vissero per sempre felici e contenti. Sempre in mezzo ai casini, impicci e imbrogli, ma sempre tutti insieme, come una vera e grande famiglia. Perché forse è un po' banale, ma è la giusta conclusione per una fiaba popolare. Bravi!
ma c'è figa. Me la spiego perché. Pochi anni fa un collega doveva andare a vedere uno spettacolo di comiche donne e prima di andare disse: ah, non mi va per niente, vabbè, le donne non fanno ridere, ma almeno c'è figa. Da quel momento abbiamo preso questo titolo e sono tutte donne comiche, quindi in realtà fa ridere, ma se non dovesse far ridere, almeno c'è figa. La settimana successiva, quindi 1, 2, 3 luglio, c'è l'ultimo spettacolo di laboratorio dell'altro gruppo, che sono laggiù, si disperano in questo momento, e il Circo Nessuno, venerdì, sabato, domenica, 1, 2, 3 luglio, grazie, e poi ci rivediamo a settembre. Grazie a tutti.